Boom ragazzi, bentornati a questo video di Simone il Gamer. Oggi siamo tornati in un video non di Clash Royale, ma dove vi informerò le squadre che scenderanno in Serie B. Di sicuro il Pescara e il Palermo. Ora una lotta per chi scende tra l'Empoli e il Crotone, ma credo che scenderà il Crotone perché ho visto che il Crotone ha 31 punti e l'Empoli 32, già si pensa che il Crotone scenderà in Serie B. Inoltre a questo, il Crotone avrà due partite difficilissime per la 37esima e 38esima giornata, cioè l'ultima. La 37esima avrà la Juve, quindi è molto difficile, e la 38esima la Lazio, anche questa difficile, mentre l'Empoli, la 37esima, l'avrà anch'essa difficile, l'Atalanta. Contro l'Atalanta. La 38esima molto facile perché giocherà contro la penultima, il Palermo. Anche se visto che l'Empoli è quart'ultimo, non è che sia molto facile vincere contro il Palermo, anche se non è tanto forte. Vi informo di questo perché se non, voi non tifate una squadra in Serie A, ma tifate una squadra in Serie B perché lì si trova la squadra della vostra città, se vi troverete a giocare, la squadra vostra vi troverete a giocare contro quella di, contro o il Palermo, e il Palermo, il Pescara o l'Empoli o il Crotone. Anche io mi troverò perché io tifo Benevento, oltre che la Juve, che sta in Serie B. E dovrà, forse non l'incontrerà perché forse andrà in Serie A, ma è difficilissimo perché si faranno i playoff, forse perché se il Frosinone, che è terzo, sta a 10 punti, sta a 9 punti e più dalla quarta. Avanti la 9 punti più la quarta, non si faranno i playoff. Quindi le prime tre, cioè Spal, Verona e l'Hellas Verona e il Frosinone, andranno in Serie A. Mentre se sta di meno, di meno di 9 punti, non si faranno i playoff. E sarà molto difficile per il Benevento perché anche in Serie C, playoff, quando li faceva, non vinceva mai. Infatti, è dovuto andare in Serie B proprio perché era la prima. Quindi non si facevano i playoff e andava direttamente in Serie A, in Serie B. Niente ragazzi, io solo per informarmi, se non per informarvi di questo, e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video e bella!